Parlo del libro Io sono confine di Shahram Khosravi, antropologo, professore all'Università di Stoccolma, operatore in un centro per rifugiati, iraniano con passaporto svedese. Il libro è un'indagine politica e intellettuale che si interroga sul nostro mondo presente. Lo consiglio per la sua impostazione critica, lucida e radicale rispetto al paradigma con cui i mondi affrontano la questione del confine. L'autore usa il termine traveler, viaggiatore, invece di migrante o profugo, per contestare la gerarchia imposta dall'odierno regime delle frontiere alla mobilità, che discrimina tra viaggiatori qualificati, turisti, espatriati, avventurieri, e viaggiatori non qualificati, migranti, profughi, persone prive di documenti. Due sono le caratteristiche del lavoro, l'autoetnografia e il pensiero poetico. E qui cito l'autore. Essendo una forma di narrazione del sé, l'autoetnografia colloca il sé in un contesto sociale, mette in luce strati multipli di coscienza collegando il personale al culturale. L'autoetnografia chiede al lettore di partecipare alla verità delle storie diventandone coprotagonista, con un coinvolgimento morale, emotivo, estetico e intellettuale. Questo libro non è un'autobiografia, ma una etnografia dei confini. Ancora. Questo libro scaturisce anche dal pensiero poetico, cioè un pensiero che tiene vivo il senso di cosa significhi vivere in un mondo che stentiamo a capire. Nel pensiero poetico non ci si concentra sulla propria soggettività o sulla oggettività del mondo, ma su ciò che emerge dallo spazio tra i due. Così racconto le storie di coloro che la storia ha calpestato.